Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi parliamo di makeup bag e quando dico makeup bag intendo questa qui dove tengo tutti i prodotti Lambra ed è diciamo l'astuccio, la pochette che tengo in borsa quando ho una borsa grande, altrimenti se ho una borsa un po' più piccola tiro fuori quello che mi serve da portarmi durante la giornata. Quindi in questa pochette io vado a pescare il prodotto Lambra che decido di utilizzare quel giorno. O poi ci sono insomma altre cose, quindi facciamolo un po' alla vecchia old style maniera. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Prima cosa è questo. Questo mezzo vetto di Beauty Blender. Questa è la Blaterazzi e sono praticamente tanto comodissima per via dello specchietto e già la tengo in borsa per quello. Ma poi abbiamo queste mezze lune così molto piatte che servono per andare ad assorbire il sebo in eccesso sul viso. È nata proprio per questo utilizzo. All'inizio non mi piaceva perché dicevo vabbè, ma io sono abituata alle salviettine comunque che hanno la polverina assorbisebo specifica, questa magari non lo so. In realtà per una produzione di sebo media vanno benissimo e poi la cosa ottima è che sono appunto lavabili e quindi non dovete ricomprarle, ma non finiscono, cioè non sono come le classiche salviette che poi finiscono, quindi questa so che a molte non piace, però per quel poco di sebo che produco d'inverno a me vanno più che bene. Sempre per la base, per i ritocchi veloci, ho il mio Studio Fix fondotinta in polvere compatta di MAC. La mia colorazione è la N5, N di Napoli, ed è appunto il fondotinta in polvere. Abbiamo anche la spugnettina qui. Ci sono stati dei periodi in cui lo utilizzavo come cipria su tutto il viso. Adesso sinceramente, dato che comunque ha una coprenza evidente, lo porto in borsa perché magari esco la mattina, voglio ritoccare un attimo il pomeriggio la base, magari è andata via in alcune zone, vado sempre via qui, e quindi mi ripasso questo e mi opacizza le zone che sono un po' più lucide e comunque mi ridà un po' di coprenza, quindi questo è il mio fondotinta in polvere. Poi andiamo un po' a vedere cosa c'è. Allora, cosa ho trovato? Allora, qualche volta fa da Sephora, Once Upon a Time in Sephora Edition, avevo acquistato questa mini taglia del famosissimo mascara nuovo lancio di NARS, il Climax, e ho detto, ah che bello, c'è la mini taglia, così lo posso provare, posso vedere se mi piace. L'ho provato, questo è l'applicatore, casomai vi metto dei close up, e non mi piace proprio per niente. Intanto l'applicatore non è tra i miei preferiti perché è enorme e puntualmente mi fa l'eyeliner, mi stampa, non ha questo effetto volume, pettina molto e separa molto, ma è un effetto un po' ragnetto che non, sinceramente non mi piace come mascara, quindi l'ho messo qui e ho detto non si sa mai, un giorno esco senza mascara, proprio in casi estremi posso utilizzarlo, altrimenti l'avrei lasciato lì a morire, invece ho detto vabbè, mettiamolo qua. Poi andiamo avanti, passiamo una penna a forma di rossetto che torna sempre utile. Poi matite, vi prendo tutte le matite Lambra che ho, tantissime, finiscono più. Ok, le ho prese tutte. Allora, questa è di Nabla ed è la Rosy Magnolia. Avevo fatto il video qualche video fa sul dupe della Charlotte Tilbury, la Pillow Talk, e quindi ho sia questa che la 303, che la 301, che la Pillow Talk, quindi su queste passo, sono dupe perfetti e vi andate a vedere quel video per vederle swatchate se vi interessano. E poi ho 4 matite di Kiko, aiuto, sempre della stessa linea, sempre le Creamy Lip Liner, Creamy Color Comfort Lip Liner, 4 colori, la 318 che è quella che indosso, la 311 che è un rosa un po' ciclamino molto freddo, e 2
e due rossi, un rosso più mattone e un rosso più blu, che sono la 305 e la 319. Mi piacciono talmente tanto queste matite che io le tengo tutte in borsa, tutte quelle che ho le tengo in borsa perché sono una certezza, una sicurezza per me. E poi la classica la classica matita nude di Diego Dalla Palma è la numero 64 ed è il nude perfetto, il nude marroncino, un mattone, ma proprio nude, senza rosa, senza niente, proprio nude che ho. È perfetta, soprattutto quando magari voglio contornare le labbra, voglio definirle, ma voglio poi mettere un gloss, allora uso questa. Ah, se magari devo mettere qualche colore particolare di cui non ho la matita dietro, metto sempre questa perché si sfuma, è proprio color labbra e dura tantissimo, mi piace la tenuta. È un po' duretta, però devo dire che mi piace molto. Passiamo a Balsamo labbra, il mio nuovo preferito è il Lano Lips, questo qui nella versione coconutter al cocco, ed è praticamente un balsamo labbra 100% naturale, 101 utilizzi, lo trovate da Sephora, secondo me è una sorta di, anche come consistenza, di Tower Cream moderna e profumata. Perché quello che fa è proprio lo stesso effetto, se avete le labbra molto screpolate è bellissimo, e io questo con la matita nude lo applico la matita, ci metto questo, avete un effetto gloss, e poi ma questo effetto proprio lucido, ma non gloss trasparente, proprio morbidoso, è un effetto lucido morbido, vabbè, rimpolpa molto, mi piace, poi è anche buono. Abbiamo poi, facciamo i rossetti, dai, vi faccio vedere i rossetti che ho, poi facciamo le labbra, sì, allora. Rossetti sono questi tre. Numero 1, Hourglass, questo è l'Activist, sono praticamente quei rossetti, si chiamano Girl e sono a forma di penna, bellissimi, molto confortevoli, durano tanto e questo è il colore classico, cioè un colore che ho in 8 matite, in 8000 rossetti, però mi piace molto la formula di questo, un bellissimo punto di rosa carne. Poi un nude di Nabla che veniva in abbinata alla matita Rosy Magnolia, quella che vi ho fatto vedere prima, e praticamente la combo è con questo rossetto che si chiama Magnolia, che è molto più chiaro rispetto alla matita, almeno sulle mie labbra, proprio un nude, però mi piace perché quando voglio un qualcosa di labbra ma più nude come rossetto uso questo perché mi piace molto. E poi Alt, il mio rossetto MAC preferito, io ho deciso che è lui perché quando faccio il cambio di rossetti magari apro la scatola dei prodotti labbra, ne cerco altri, insomma cerco di girarli molto spesso proprio per utilizzare la maggior parte di loro, questo non lo cambio mai, è Velvet Teddy, che porta anche il nome di uno dei miei profumi preferiti, è il profumo che porta questo nome però, ed è un mattone nude, marroncino. Io questo rossetto l'ho indossato con tutti i colori di capelli che mi sono fatta, quando ero ramata era bellissimo, quando mi sono fatta un po' più rossa era bellissimo, castana, quello balayage, mi piaceva lo stesso, così mi piace, quindi adatto a tutti i tipi di colori di capelli che avete. Passiamo adesso alle tinte, sono 4, sì, 4. Allora, non manca mai insieme a Baby Teddy questo, che è di Sephora, ed è la Creamy, non c'è più scritto, Creamy Lip Stain sono, vabbè, le classiche tinte labbra matte di Sephora, questa è la 01, questa è la 01 ed è il colore che rosso, per eccellenza, quello che trovo che mi stia veramente meglio di tutti, mi piacciono perché hanno una durata elevatissima, non seccano, non avete bisogno di mettere la matita, resistono al cibo, quindi se volete indossare il rossetto rosso e cercate una tinta matte che vi dia anche sicurezza durante il corso della giornata, loro. Poi altre due tinte matte sono queste qui, perché poi ho una tinta però un po' più vinilica,
E questa mi è arrivata con un ordine di Notino. Notino è una profumeria online, io acquisto spesso i profumi di nicchia perché hanno tutti i profumi che cerco, in tutte le misure, sempre in stock, la spedizione è veloce, insomma mi sono sempre trovata bene. I pack, l'imballaggio viene fatto in maniera molto molto minuziosa, c'è più carta di cui c'è quella carta, che scoppietta, come si chiama quella carta con i palloncini, vabbè ce ne sa a bizzeffe, per un profumo ne mettono tantissimo e io sono sicura che acquisto un prodotto che mi arriva integro, soprattutto quando comunque un profumo di nicchia è una cifra che mi darebbe fastidio dover rimandare indietro, poi me lo manda qui. E nell'ultimo ordine che ho fatto c'erano queste tinte Kiss Proof Matte Lipstick. Non so, sinceramente, questa è oddio, che numero è? La 24 o la 193? Non so, comunque non so se le potete comprare, però l'ho messa sopra la matita di la 318 di Kiko ed è questa combo che ho su. Devo dire che a me piacciono, mi piacciono molto, mi sono contenta. E poi un'altra matte invece di Bless. Ve l'ho fatta vedere su Instagram nei Sunday Makeup, nel makeup della domenica. Questa è la Butter Pink, anche queste mi piacciono molto come tinte matte, sono molto durature, resistono un po' meno di quelle di Sephora sinceramente, soprattutto se mangiate, però è un colore che mi piace molto e comunque restano molto confortevoli, cioè la indosso con nonchalance, proprio sono tranquilla che non mi fa scherzi sulle labbra. Bless fa anche delle tinte più viniliche, si chiamano Vinyl Lip Tint, questo è Silk, che è il perfetto color labbra nude, che restano un po' più viniliche, un effetto un po' più gloss, però io faccio così, la applico, la tampono con una velina e quindi ho l'effetto matte. Comunque anche viniliche non sono male, mi piacciono molto. I prodotti labbra di Bless, sto provando un sacco di cose e devo dire che tutte le cose che ho comprato finora mi stanno piacendo. L'ultimo prodotto che ho è questo, che è il Wonder, che poi non si legge Wonder, si chiama Wonder Kiss Lip Plumping Gloss, ed è appunto il gloss rimpolpante, volumizzante nella colorazione rosa, che vi ho fatto vedere nel video dei preferiti, ed è la cosa che sto usando di più tutti i giorni. Magari non mi metto il rossetto, entro in macchina, prima mentre si apre il cancello automatico, intanto mi do una passata di questo, rimpolpa, ha questo effetto gloss però molto morbido, quindi mi piace moltissimo. L'ultima cosa che c'è qui dentro sono quattro campioni di profumo e sono tutti Montale, però Montale non mette poi il nome del profumo. E quindi niente, ho questi quattro campioni di Montale che non sapremo mai cosa sono. Basta, questo era il beauty, questo è il beauty vuoto. Spero di avervi fatto curiosare un po', così ho risposto alla domanda ogni volta che vi faccio, quando vi faccio vedere il mio cassetto dei trucchi, i miei prodotti labbra, dove sono i prodotti labbra? Ci sono. Ciao!